Armato di pistola, l'assalto di un supermercato in pieno centro, il discount Ins di Borgo Cavalli. Il rapinatore solitario ha agito ieri sera poco prima della chiusura. Non erano neppure le 19, è entrato nel supermercato e dalla cintura ha estratto una pistola con la quale ha minacciato una cassiera. Poi ha arraffato le banconote che c'erano in cassa ed è scappato a piedi. Sentendo le grida della donna, il direttore del negozio si è messo all'inseguimento del bandito, al quale, all'incrocio tra via Biscaro e vicolo Oriani, è caduta la pistola. Si è fermato, l'ha raccolta e l'ha puntata contro il suo inseguitore facendolo desistere, poi si è dileguato. Abbiamo sentito urlare al ladro, al ladro. Siamo venuti fuori sul balcone, c'era una mia amica e abbiamo visto che correvano due o tre persone, ma poi non ho visto più niente. Poi ho visto rientrare il ragazzo, penso che sia stato il commesso, e dopo, più tardi, ho visto la polizia. Vane le ricerche della polizia, che ora esaminerà i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Tra i residenti, intanto, c'è paura. Io adesso vengo qui, ma mi ho chiuso dappertutto. Guardi che questa via qui, nei giorni feriali, dopo che è chiuso il negozio, lei non vede un'anima viva.